Cireale, assemblea questa mattina dei sindaci della società consortile dei rifiuti, affrontate tematiche attuali e anche future. Via Tropea ad ACI Sant'Antonio è stata al centro di segnalazioni da parte dei residenti che hanno evidenziato tante problematiche, dai rifiuti all'assenza di illuminazione. I carabinieri della compagnia di Giare hanno attuato una vasta operazione antidroga nei quartieri Satellite Jungo. A Calatabbiano è arrestato un uomo. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Parleremo anche all'interno del nostro telegiornale dello stabilimento delle acque minerarie di Pozzillo, inserito in un progetto di rigenerazione che è stato presentato nel pomeriggio di ieri al Palazzo di Città. Nuove disposizioni anti-Covid in vista delle festività, a prevederle una nuova ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione Musumeci, che saranno in vigore fino al 31 dicembre. Infine, per la pagina della cultura è stato presentato a Fiume Freddo il libro di Marianna Romeo dal titolo Posso andare in bagno, su iniziativa dell'Assessorato ai beni culturali. Libro questo che nasce da un'ispirazione durante il periodo del lockdown. Vogliamo però aprire il nostro telegiornale manifestando la nostra vicinanza al direttore Antonio Garozzo e alla sorella, nostra responsabile dell'area amministrativa, Mirella Garozzo, per la perdita della cara mamma, la signora Grazia Musmeci, scomparsa stamane all'età di 86 anni. La struttura radio-televisiva insieme al direttore Giulio Vasta porgono le più sentite condoglianze. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Tecla in Acireale. Riunione in municipio ad ACI Reale stamane dei sindaci dei 15 comuni del servizio di gestione rifiuti Catania Provincia Nord. Adottate importanti decisioni rivolte al futuro senza però tralasciare la situazione attuale che è alquanto difficile. Sentiamo. Si sono riuniti questa mattina ad ACI Reale nell'aula consiliare del municipio i sindaci della società consortile che si occupa del servizio di gestione rifiuti Catania Provincia Nord, che comprende 15 comuni, per un bacino d'utenza pari a circa 220.000 abitanti. All'ordine del giorno dell'assemblea coordinata nella sua qualità di presidente dal sindaco di riposto Enzo Caraiano, la programmazione di una serie di interventi attraverso corposi investimenti, provvedendo allo stanziamento di fondi volti a sostenere l'attività progettuale. Il direttivo della SRR, oltre a Enzo Caraiano, vede nel CDA pure come vice Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte e Tinneo, e l'acese Stefano Alì. Osservata speciale la difficile situazione attuale inerente il conferimento dei rifiuti con vista alle problematiche della discarica di Lentini. Il primo tema, abbiamo affrontato proprio questo problema della impossibilità di conferire rifiuti. La Regione garantisce fino al 35% di indifferenziata, quindi i comuni devono raggiungere la soglia del 65% in modo da non dover portare una quota fuori regione o addirittura fuori Italia. E quindi abbiamo affrontato il tema di come raggiungere questa, quali sono le operazioni per poter raggiungere questa percentuale, e su questo si sono fatti significativi passi avanti. È chiaro che è importante anche questa interlocuzione con la regione, con Sicula, perché da un giorno all'altro ne potremmo avere problemi di città, come è successo per Catania, che non hanno più come conferire. Importante, fondamentale, e ci vuole il coinvolgimento di tutti i cittadini, raggiungere il 65% di differenziati al più presto. La Cireale metterà in atto delle azioni proprio per quello scopo, e sono sia delle modalità diverse di raccolta, sia l'organizzazione di un punto per conferimento di ingombranti, sia l'attivazione, speriamo a brevissimo, del CCR.
Ma nell'assemblea odierna si è guardato pure al futuro per un possibile deciso salto di qualità inerente allo smaltimento attuato nel territorio d'ambito. Sono stati pubblicati diversi bandi legati al PNRR. Uno di questi, fondamentale, riguarda proprio la realizzazione di impianti di sovrambito. Allora, il tema è complesso in questo, è riuscire ad avere i progetti. Allora, l'assemblea dei sindaci ha deciso di avere di stanziare un budget di 150.000 euro, che chiaramente grava sui comuni, per la realizzazione e la progettazione da poter presentare entro febbraio. Cosa prevedono questi finanziamenti? Prevedono la realizzazione di impianti di raccolta per tutto il territorio dell'SRR. Uno sarà fatto a Santa Venerina, che prevede la realizzazione di raccolta di plastica e altri rifiuti differenziati, uno a Bronte e uno a Mascali. Inoltre è prevista l'efficientamento di tutti i CCR che già esistono, quindi con ad esempio pannelli fotovoltaici per renderli autonomi dal punto di vista energetico. L'idea è anche di realizzare un impianto per il trattamento delle terre di spazzamento, che sarebbe in questo caso particolarmente adatto a noi per il problema cenere in una discarica. E poi un tema che è anche questo finanziato, un po' più complesso, è quello per esempio per la realizzazione, per l'acquisto e l'installazione di cassonetti intelligenti, cassonetti che scompaiono e che possono hanno un valore aggiunto nelle aree fortemente antropizzate, nelle aree in cui c'è una presenza demografica forte, immagino Piazza Europa, la Cireale o altre aree simili negli altri comuni. In questo modo risolveremo il problema di non poter esporre sulla pubblica via tantissimi cassonetti e quindi riuscire a ottemperare non limitazioni di orario come adesso e la possibilità di poter conferire in maniera differenziata e quindi mantenere alte queste percentuali che oggi ci vengono richieste. Rimanendo in tema rifiuti e rimanendo anche ad Cireale, si svolgerà domenica al parcheggio di Capomulini la giornata ecologica dalle 8 alle 12. Per conferire però è necessario essersi prenotati entro la giornata di ieri, essere in possesso del ruolo tari e conferire un massimo di 4 pezzi ingombranti. Si invitano i cittadini a conferire già smontati, soprattutto tavoli, armadi e librerie, al fine di agevolare il posizionamento dei materiali negli spazi dei cassoni appositamente predisposti. Occupiamoci adesso dello stabilimento delle acque minerarie di Pozzillo, che è stato inserito in un progetto di rigenerazione, progetto questo presentato ieri pomeriggio al Palazzo di Città e sul quale hanno lavorato diversi enti, tra i quali Galterre di ACI, l'Università di Catania e la SPA Terme di Acireale. Si punta a dare una nuova vita all'ex stabilimento storico della Pozzillo, varato di fatti un progetto da 24 milioni di euro per la rigenerazione dello stabilimento delle acque minerarie delle aree circostanti, al quale hanno lavorato in sinergia il Galterre di ACI con altri, tra i quali l'Università di Catania e la SPA Terme di Acireale, proprietarie dello stabilimento. Creare questi laboratori innovativi, ma laboratori anche di inclusione sociale, perché creano uno spazio anche per la frazione di Pozzillo, quindi spazi aperti e spazi a verde per la frazione di Pozzillo, con un parterre veramente di prim'ordine. Diversi dipartimenti dell'Università di Catania, ingegneria, fisica, economia, scienze del turismo, per realizzare questo progetto assieme ai privati che sono nella fattispecie le terme di Santa Venera in liquidazione, ma anche soggetti privati con forza significativa, con alle spalle, erano più che altro consorzi, con alle spalle una presenza significativa, e anche i Vivai Faro hanno partecipato a questa parterre, la diocesi di Acireale, e quindi crediamo di essere nella possibilità di rappresentare un buon progetto. È chiaro che il fondo è da 360 milioni di euro, quindi ci sarà una forte concorrenza da parte di altre realtà.
Però credo che la localizzazione di Pozzillo, il fatto di avere uno stabilimento industriale, un relitto di stabilimento industriale, sposa pienamente la riqualificazione che veniva chiesta dal bando e la presenza di un insieme di soggetti così qualificato ci possa dare delle buone chance di vittoria. Una vasta area dove una parte è composta da botteghe e uffici che potrebbero diventare dei laboratori di enorme sviluppo tecnologico e al contempo polo attrattivo turistico. Una speranza che coltiva la SPA Terme di Acireale, il cui presidente Francesco Petralia è intervenuto ieri pomeriggio all'incontro illustrativo del progetto al Palazzo di Città. Fino a qualche mese fa non era neanche nelle disponibilità della SPA Terme, siamo riusciti a recuperarlo come titolarità e si è avviata una fase di confronto col Comune di Acireale dove alla luce di crediti vantati dallo stesso ai nostri confronti si è proposto di poter compensare questa fase di debito credito attraverso il passaggio in prossimo futuro del bene proprio nella disponibilità totale del Comune di Acireale. Nelle more è emersa la possibilità di partecipare a un bando finanziato attraverso i fondi della PNRR e siamo stati ben lieti di aderire a questo partenariato con capofilo il Comune, il GAL delle ACI e tutto un partenariato che allarga all'Università di Catania e altri enti assolutamente di rilievo regionale e nazionale. E si è immaginato di insediare nell'area dell'ex stabilimento dei laboratori di assoluta novità innovativi sul piano nazionale e europeo, sia nel campo delle energie alternative, sia nel campo dell'utilizzazione del 3D anche in campo edilizio, sia in campo di fisica e anche come sistema unitario per un percorso turistico, perché questi luoghi saranno visitabili, quindi sarà un grande attrattore che potrebbe far ripartire una dinamica economica virtuosa del territorio. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Nel mese di novembre, sabato 20, film Un bellissimo novembre, girato ad Acireale. Sabato 27, Antichi mestieri di Sicilia. Come eravamo? Storia del nostro passato, a cura di Mario Musmeci e Giulio Vasta. Tutti i sabato in prima serata alle 21:10, in replica domenica alle 17 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la Biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Leotta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale, aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Marchi ottica e fotografia OXO, ad Acireale, in Corso Italia 18A e B. Prenota il test visivo gratuitamente, quest'anno fino al 20 novembre.
OVS Kids, bambini felici, ma soprattutto mamme contentissime per il piacere di scegliere insieme. OVS Kids, venite a trovarci nello store rinnovato Via Cicatena in via Vittorio Emanuele 1416. Troverete ciò che cercate per moda, qualità e misura. OVS Kids, dal corredo 00 ai 14 anni, con tantissime proposte per la fredda stagione, convenientissime. OVS Kids, ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416. Il piacere di scegliere insieme. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato, via dei Casali di Aci 6, Aci Platani. Per info 095 16 95 16 05. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less Normal, More Mocha. Nuovo Opel Mocha, benzina, diesel o 100% elettrico. E con nuovo Opel Mocha ti aspetta un anno senza pensieri. Ricarica illimitata, manutenzione RCA sono incluse. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Home Store. Sentirsi a casa. Home Store, Home Store. La casa qui per voi. Nuovi arrivi autunno-inverno. Nel reparto home, tendaggi, lenzuola, trapunte. Novità. Grande scelta sull'abbigliamento uomo, donna, bambino, le calzature, l'intimo, gli accessori. Home Store, Home Store, l'abbigliamento e l'intimo. Oltre a ciò che desideri per la cerimonia, Home Store ad Aci Reale, ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Home Store, sentirsi a casa. Aperto anche la domenica, ampio parcheggio. La nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Seconda parte che apriamo con la cronaca, parliamo dell'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre, al setaccio dei militari, i quartieri popolari Satellite e Jungo. Vasta operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre. Come si legge dalle pagine del quotidiano Etneo Gazzettino Online, al setaccio dei militari sono i quartieri popolari giarresi Satellite e Jungo. All'attività operativa, che si è poi estesa anche a Calatabiano, hanno preso parte i militari del CIO e del nucleo cinofili di Nicolosi. Le perquisizioni domiciliari riguardano le aree esterne del quartiere Satellite. Nel rione popolare Jungo, invece, un giovane è stato deferito per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti. Rinvenuta e sequestrata inoltre una somma contante di circa 4.600 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. A Calatabiano, in zona Castello, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di un uomo che, alla vista dei militari, ha tentato di lanciare dal terrazzo una pistola calibro 38 prontamente recuperata. Sequestrate anche le munizioni di un fucile.
Accertamenti sulla filiera della pesca sono stati eseguiti dagli ispettori della Guardia Costiera Etnea, sottoponendo a verifica alcuni punti vendita di prodotti ittici al mercato agroalimentare siciliano di Catania e sequestrando un grosso quantitativo di pesce spada di dubbia provenienza. L'enorme carico di pesce è stato trovato dai militari durante i controlli nella cella frigo di un rivenditore. Per il commerciante una multa di 1.500 euro e il sequestro di ben 25 esemplari di pesce spada. Adesso ci occupiamo della rubrica Il cittadino segnala, che punta oggi la sua attenzione su via Tropea, via che si trova ad Aci Sant'Antonio, una strada completamente al buio da diversi giorni e le cui aree a verde versano in condizioni di totale abbandono. Per la rubrica Il cittadino segnala, oggi riflettori puntati su via Tropea, sita a Santa Maria la Stella, frazione 10 Sant'Antonio, che congiunge la stessa con i paesi pedemontani. Da giorni priva di illuminazione e non solo. I residenti, infatti, oltre a denunciare l'assenza di illuminazione in una strada già priva di marciapiedi su entrambi i lati e dunque pericolosa da attraversare, evidenziano il completo stato di abbandono delle due aree verdi site nella via. Entrambe le aree, provviste di panchine, dovrebbero poter essere utilizzate dai residenti. Per i più piccoli, infatti, rappresenterebbero delle aree giochi e per i più anziani un luogo vicino alle proprie abitazioni dove trascorrere del tempo seduti in mezzo al verde. Un'altra problematica segnalata dagli abitanti della zona, evidenziando l'assenza di controlli da parte delle istituzioni competenti, è rappresentata dal mancato rispetto del divieto di transito lungo la citata strada da parte di camion e autobus, che dunque aumentano il tasso di pericolosità per i pedoni che la attraversano sia di giorno che nelle ore serali. Nuove misure anti-Covid in arrivo in Sicilia, a firmarle in un'ordinanza il presidente della regione Nello Musumeci. Sentiamo. In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione anti-Covid visto l'approssimarsi delle festività natalizie. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell'assessorato alla salute, e saranno in vigore almeno fino al 31 dicembre. Le misure introdotte riguardano i tamponi e le mascherine. Dovranno sottoporsi all'esame nei porti e aeroporti siciliani anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti da Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. Per quanto riguarda le mascherine, viene introdotto l'obbligo di portarle sempre con sé e di indossarle anche in tutti i luoghi aperti al pubblico, particolarmente affollati. Intanto in Sicilia sono 501 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 26.376 tamponi processati. L'isola è all'ottavo posto per contagi. Sul fronte ospedaliero sono 388 i ricoverati, 43 in terapia intensiva. Palermo, Catania e Messina le province col maggior numero di contagi. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Ulisse, idee per i tuoi piedi, cerca la tua. Elegante, classica, ultimissima moda, allacciata, slacciata, stivali, polacchine, mocassini. La misura c'è! Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Nuova collezione autunno-inverno, per camminare a testa alta. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Gaspare Carni, un'azienda familiare al servizio della qualità a tavola. Curiamo i bovini nel nostro allevamento, nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspare Carni, ad Aci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente. Sapori e bontà. La tua salute è importante.
Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Prime emozioni, dal corredino neonati all'abbigliamento fino a 12 anni. Vieni a provare Capi e Convenienza. Prime emozioni, grande assortimento di abiti per cerimonia anche personalizzati e su misura. Adidas, Puma, Pyrex, Paris Hilton, Dutch e tanti altri marchi importanti. Prime emozioni, siamo ad Acireale in via Salvatore Vigo 116. Matt, che fu che successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutto così? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Scrivere per tutta la vita, questo il sogno della giovane Marianna Romeo, che durante il lockdown ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Posso andare in bagno e presentato lo scorso fine settimana a Fiume Freddo. L'assessorato ai beni culturali del comune di Fiumefreddo di Sicilia, retto da Laura Ballarino, ha organizzato al Casale Papandrea la presentazione del libro della giovane Marianna Romeo, dal titolo Posso andare in bagno? Classe 2003, studentessa del liceo scientifico Leonardo di Giarre, Marianna Romeo, durante il lockdown, ha scritto e pubblicato un romanzo in forma di diario, ove l'eccezionale momento storico vissuto si intreccia alla microstoria e alla vita quotidiana di una sedicenne che si trova all'improvviso privata di una parte importante della vita, la scuola, in una fase, quella adolescenziale, particolarmente complessa, in cui amicizie, primi amori, disturbi alimentari, genitori, didattica a distanza, il primo contatto con la morte, si vivono con grande intensità. Abbiamo avuto notizie di questa giovane ragazza, originaria appunto di Fiume Freddo, che appunto ha pubblicato questo libro che già era stato presentato a Torino, e abbiamo detto perché no farlo conoscere anche nel nostro paese, perché devo dire che qualsiasi occasione per mettere in vista questi ragazzi è una cosa che quando succede bisogna metterla al centro dell'attenzione. Quindi stasera io, come rappresentante di assessore all'istruzione, sono stata molto contenta appunto di presentare questa giovane ragazza. La docente Gabriella Gullotta, che ben conosce l'autrice, ha accompagnato Marianna nella presentazione a Fiume Freddo. È un libro molto interessante perché, nonostante lei sia molto giovane, è riuscita a costruire una storia d'impatto, molto coesa, ben scritta. E io consiglio di leggerlo perché intanto è scritto molto bene, è brioso, spiritoso ma anche profondo,
e può aiutare gli adolescenti a capirsi meglio, ma è molto utile anche per gli adulti, perché a volte non riusciamo a comunicare, non ci rendiamo conto di quelli che sono i problemi dei nostri ragazzi. Alla scrittrice abbiamo chiesto cosa l'abbia spinta a scrivere questo libro e cosa racconta. Le storie che sì, una scuola, le giornate quotidiane comunque si devono raccontare, altrimenti rischiamo di dimenticarcele. Ci sono dei miei compagni, dei miei insegnanti, ci sono proprio delle storie che non si possono perdere, si devono raccontare. Ho pensato, vabbè, lo faccio io che il tempo ce l'ho. Tratta della vita di una ragazzina che a un certo punto di punto in bianco perde la scuola, che è la cosa più importante che gli era stata data in quel momento. È una storia verosimile, che non è la mia, però è molto verosimile, perché di fatto ci siamo trovati di punto in bianco a perdere metà delle nostre giornate. Non è stato facile, e non voglio che questa cosa sia dimenticata. Ma qual è stato l'iter per la pubblicazione? Anche a questa domanda Marianna risponde con grande ironia e precisione. Avevo cominciato a scrivere molti anni prima, poi c'è stata la pandemia e ho finito in anticipo. Quando l'ho mandato alla casa editrice non pensavo che me lo pubblicasse. Avevo mandato un altro testo e loro mi hanno detto: l'hai copiato. Io mi sono offesa, siccome a 18 anni sei ancora un bambino represso. Ho dovuto rispondere: non è vero, non l'ho copiato, altrimenti non avrei fatto anche questo, non avrei scritto anche quest'altra cosa. E quindi gli ho mandato il romanzo per dimostrare che non avevo copiato il saggio, e loro hanno detto che il romanzo era pubblicabile e quindi l'hanno pubblicato. In chiusura la giovane scrittrice ci ha parlato dell'esperienza al Salone del Libro di Torino, anticipando i progetti futuri. Il suo romanzo sarà presente anche alla Fiera del Libro di Roma. C'erano un sacco di libri, è stato stupendo. Poi per me mi sarei seduta lì e avrei letto tutto quello che c'era lì, tutto veramente, dai libri più belli ai più brutti, che poi libri brutti non esistono. È stato bellissimo, davvero. A me piacerebbe scrivere tutta la vita. Però non posso dire che sto scrivendo un'altra cosa, perché se poi mi viene male, se poi non viene come vorrei, lo butto. Io ci provo. Lo sport in campo domani, tutte le squadre accesi del calcio a 5 e del basket. Lamezia Agriplus, oltre a rappresentare la partita di cartello della sesta giornata di campionato, è anche e soprattutto uno scontro diretto. 13 punti per entrambe le squadre, i Granata arrivano al match con il morale alle stelle, reduci da 4 vittorie consecutive, e domani si troveranno di fronte una delle corazzate del girone. Mister Bosco vorrà sicuramente giocarsi le proprie carte in terra calabrese. L'Agriplus, insomma, non vuole smettere di sognare. Calcio d'inizio fissato alle 16 con la partita che sarà trasmessa in diretta Facebook dalla società di casa. Impegno casalingo invece, campionato di Serie C2 Girone C per la Sicil Grassi, che al Pala Volcan, con calcio d'inizio alle 16, riceve l'Olimpia Siracusa. Gli accesi, rinfrancati dalla vittoria ottenuta sul campo della Stella Rossa, vogliono svoltare definitivamente la propria stagione, provando a risalire la classifica. Proprio la Stella Rossa invece va alla ricerca di punti sul campo del Carlentini. Dopo 2 sconfitte consecutive, gli ospiti sono scivolati fuori dalla zona playoff e rischiano di essere risucchiati in quella playout. Calcio d'inizio domani fissato alle 16 a Carlentini. Domani si scende in campo anche nel basket, con la C-Basket che affronta in trasferta il Marsala. Trasferta impegnativa per gli accesi, reduci dalla vittoria al supplementare contro il CUS Palermo, che domani andranno a far visita ad una squadra giovane. I padroni di casa infatti hanno collezionato solamente una vittoria fin qui, la scorsa settimana contro il fanalino di coda Canicattì. Palla 2 alle 18 con la partita che sarà trasmessa in diretta Facebook dalla società di casa. Nel resto del girone l'Alfa Catania affronta in trasferta il CUS Palermo, riposa invece il Basket Giarre. Match insidioso poi per il San Luigi Acireale, che viaggia sul campo della PGS Sales Catania. Gli accesi sono reduci da 2 sconfitte e 2 impegni in campionato. L'umore quindi non è dei migliori.
Di certo domani l'avversario non è dei più facili, squadra di esperienza con giocatori anche di categoria superiore. Gli accesi, che sperano nel rientro di Antronaco, dovranno essere bravi ad approcciare nella maniera migliore la gara. Palla 2 alle 18.45 al Palazzurria di Catania. Anche in questo caso la partita sarà trasmessa in diretta Facebook dalla società di casa. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Sereno poco nuvoloso per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 12 e i 18 gradi, venti deboli in mare mosso. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter torna domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.